Allora, vogliamo risolvere questa disequazione fratta, il cui risultato è questo. Cerchiamo di capire come mai. Innanzitutto, in questi casi conviene sempre fare un discorso di separazione tra quello che è il numeratore e il denominatore. Inizio con l'andare a studiare il numeratore. Numeratore che si compone di questa cosa qui, x al quadrato meno 4x più 4 maggiore di 0. Una volta che considero il numeratore, che cosa faccio? Impongo che questo numeratore sia maggiore di 0. Ora, non importa che qui ci sia il maggiore oppure no. Il fatto che io qui vado a mettere il maggiore è un metodo. Potrei anche fare tutto col minore, però a prescindere dall'esercizio, poi lo vedremo anche più avanti in altri esempi, io qui userò sempre il maggiore, sempre. Quindi adesso vado a studiarmi il numeratore mediante una maggiorazione con 0 e cerco di risolvere questa disequazione di secondo grado che si è formata. Innanzitutto qui mi conviene saper riconoscere che questo altro non è che il quadrato di un binomio, ossia x meno 2 al quadrato. Quindi vado a riscrivere la mia disequazione avendo sfruttato da questo passaggio a questo passaggio, semplicemente quello che è il quadrato di un binomio, di cui ricordo qui la formula. Ovviamente nel caso in cui c'è un meno in mezzo, allora il meno va nel doppio prodotto. Quindi qui ho solo utilizzato la formula. Adesso, com'è che si va a tradurre questa informazione? Ricordiamoci che quando io ho un quadrato, in realtà sto richiamando il disegno di questa parabola. Cioè, quando io ho, cioè, una x, una a, un argomento elevato al quadrato, è noto quando è che questa parabola, questa funzione, si mantiene sopra 0? Beh, mi basta prendere tutti i valori possibili tranne proprio lo 0. Quindi il valore che io vado ad escludere è proprio questo qua. Però che cosa succede? Che questa qui non è quella che ho disegnato, non è una parabola del tipo x al quadrato, ma è una parabola del tipo x meno 2 al quadrato, cioè è una traslazione di questa parabola da questa parte. Questo se vado a vedere come sono disegnate le cose. Però a noi questo non ci interessa perché, a prescindere, quando è che un quadrato è maggiore di 0? Un quadrato è maggiore di 0 sempre, tranne proprio nel punto in cui si annulla. Cioè, vuol dire che questa domanda è sempre soddisfatta, quindi per ogni x appartenente ad R, purché risulta che l'argomento del quadrato sia diverso da 0. Quindi mi basta prendere le x meno 2 che sono diverse da 0. E questo si traduce in x diverso da 2. Ora, questo difatti è un buon segnale perché che cosa notiamo? Notiamo appunto che nel nostro risultato c'era questo x diverso da 2. Ora, che cosa manca? Manca il risultato del mio denominatore. Ora, anche per quanto riguarda il denominatore, vado a dire maggiore di 0. Ora, purtroppo qua non c'è un modo immediato per andare a scomporre questa cosa. La cosa più conveniente per uno studente è quello di rifarsi alla regola del delta, perché in questo modo mi basta seguire un procedimento e riesco subito a ricavarmi il risultato. Quindi dico delta uguale b al quadrato meno 4 volte ac. A questo punto sostituisco i valori, quindi ho meno 5 al quadrato meno 4 che moltiplica 3, che moltiplica 2, quindi uguale a 25 meno 3 per 4, 12 per 2, 24. Quindi praticamente il delta è 1. E quindi 1 lo posso riscrivere anche come 1 al quadrato. Questo vuol dire appunto che se faccio la radice del mio delta, ottengo la radice di quel quadrato che è appunto uno stesso. Quindi quando vado ad applicare la formula x12 meno b più o meno la radice di delta fratto 2 volte a, che cosa ottengo? Che al posto della meno b devo mettere dunque meno meno 5, quindi per un totale di
5. Più o meno la radice di 1, la radice di 1 fa ancora 1, siccome 1 è uguale ad 1 al quadrato. Divido tutto per 2 volte 3. A questo punto che cosa ottengo? Vado a vedere prima il caso meno, poi il caso più. Nel caso meno ottengo 4 fratto 2 per 3, quindi se semplifico mi viene 2 terzi. E nel caso più ho 6 fratto 2 per 3, ma 2 per 3 fa 6, quindi qui mi rimane 1. Quindi come risultati ho 2 terzi e 1. Quindi questo che cosa mi suggerisce? Che io posso andare praticamente ad avere queste due come radici del mio polinomio di secondo grado, quindi come soluzioni della mia parabola, si intende con, come intersezioni con l'asse delle x. E quindi questo che cosa vuol dire a questo punto? Che siccome io mi sono trovato questi due valori e siccome qui c'è un maggiore, io devo prendere le soluzioni esterne da questi valori. Quindi devo dire x minore di 2 terzi oppure x maggiore di 1. Quindi questa è la soluzione per quanto riguarda il denominatore e questa qui era la soluzione per quanto riguarda il numeratore. Da notare appunto che a livello di scrittura qui ci siamo, 2 terzi e 1. Però com'è che si va a completare questo discorso? Si va a... Ora, questo esercizio è stato molto fortunato in realtà, quindi si potrebbe non capire lo sforzo che vado a fare adesso. Però io devo fare un grafico totale tra numeratore e denominatore. Che cosa ci ha detto il numeratore e che cosa ci ha detto il denominatore? Dobbiamo mettere innanzitutto tutti quelli che sono i valori interessanti che abbiamo trovato. Uno è il 2 terzi sicuramente, l'altro è 1 e l'altro è 2. E siamo andati a distruggere come valori il 2, l'1 e il 2 terzi. Infatti questi non sono mai inclusi. Il numeratore ci ha detto, guarda, per me puoi prendere tutti i valori tranne il 2. Quindi che cosa succede? Che qui abbiamo sempre una linea continua e proprio qui sul 2 si spezza. Su questo 2 infatti non possiamo prendere il valore. Poi il denominatore mi ha detto ok, io invece voglio che tu vai prima di 2 terzi e poi dopo 1. Ecco qua. Quindi se adesso vado a tratteggiare dove non mi serve e a prolungare tutto, che cosa scopro? Scopro che qui ci deve essere un più, qui ci deve essere un meno, qui un più e qui un più. Allora che cosa mi dice la mia disequazione? Che devo andare a prendere adesso, quando finisco il grafico totale, i valori che hanno avuto la più, perché maggiore corrisponde alla più, in quanto maggiore di 0 vuol dire positivo e quindi se c'è maggiore di 0 vuol dire devo prendere i valori positivi. Quindi uno qui andrebbe a scrivere come soluzioni x minore di 2 terzi oppure x compresa tra 2 e 1 oppure x maggiore di 2. Un altro modo per riscrivere questa cosa qui è appunto dire sempre x minore di 2 terzi oppure x maggiore di 1 a patto di prendere x diverso da 2. Chiaramente questa è la stessa identica scrittura perché questo qui sta andando a modellizzare questo intervallo. Questo qui va a modellizzare questo intervallo e questo qui va a modellizzare questo intervallo. Intervallo che appunto si crea a causa della mancanza di un punto che è il 2. In maniera più sintetica possiamo riscrivere il risultato in questa maniera, dove queste due cose andiamo a compattarle nell'unica dicitura x maggiore di 1, x diverso da 2. E quindi questo è tutto il mio esercizio.